La presenza questa sera nell'occasione del 210° anniversario del Comune di Soveria Mannelli, con le manifestazioni che si concludono con la presenza di Nicola Gratteri, e vuole significare il valore di una testimonianza e della sicurezza. Soveria Mannelli è, credo, uno dei pochi comuni d'Italia di 3.000 abitanti, forse l'unico, che ha una compagnia dei carabinieri, a dimostrazione che quando la comunità vuole lo Stato c'è. È un graditissimo ritorno quello di Nicola Gratteri, è stato qua il 18 di settembre del 2015 in occasione dell'Università d'Estate che si intitolava Ripartire dalle parole. Adesso è con noi per presentare l'ultimo libro scritto con Antonio Nicaso, Padrini e padroni, come l'Ndrangheta è diventata classe dirigente, che tra l'altro completa finora un lavoro di ricerca e di divulgazione che è iniziato nel 2007 con testi di grande significato e di grande successo. E Nicola Gratteri è diventato un punto di riferimento, tanto da essere proposto come ministro della giustizia da Renzi, è stato presidente della commissione riforma della giustizia e probabilmente la giustizia è una delle emergenze più acute del nostro paese. Un grande divulgatore, parla di quello che sa, di quello che fa, di quello che vive e per questo forse è così convincente. E nel 2007 inizia questa sua attività di ricerca, di divulgazione. Il 2007, come sapete, non è un anno qualsiasi, è l'anno dell'eccidio di Duisburg, quando il mondo si accorge dell'emergenza dell''Ndrangheta a livello planetario. E una parte di questi libri sono stati scritti in collaborazione con Antonio Nicaso, spesso sotto forma di conversazione. Antonio Nicaso, giornalista, docente, esperto che vive in Canada ed è amico di Ralph Chiodo, che è qui insieme con noi, ma è calabrese come noi. Nel 2007, questo libro importante, che proprio si chiama Fratelli di Sangue, che è un clamoroso successo editoriale. Viene edito da Pellegrini. Dopo 11 edizioni viene acquistato, i diritti vengono acquistati dalla Mondadori, che nel 2009 ne pubblica un testo aggiornato. Si descrive l''Ndrangheta dal vero, questa miscela di arcaicità e modernità, con riti di iniziazione e improbabili richiami al Vangelo, con indagini giudiziarie dove si fanno nomi e cognomi. E nel 2007, sempre quest'anno, viene pubblicato questo libro 'Ndrangheta, le radici dell'odio, da Aliberti, che poi ne farà nel 2010 un'altra edizione, in cui si parte proprio dall'eccidio di Duisburg, dove si dimostra che il fenomeno dell''Ndrangheta era stato sottovalutato, era diventata una potenza mondiale e con grandi capacità di adeguamento al cambiamento. Sempre in quell'anno, insieme a Nicaso, a Michele Borrelli, per Pellegrini, Nicola Gratteri scrive Il grande inganno, i falsi valori dell''Ndrangheta, in cui viene affrontato il tema del consenso sociale, dell'infiltrazione sistematica all'interno della società che minaccia profondamente la democrazia. E viene quindi auspicato il concetto di convenienza della legalità, perché l''Ndrangheta viene contrastata attraverso un progetto pedagogico ed educativo. Quindi dice formare una coscienza civile diventa un impegno per tutti. Nel 2009, insieme con Nicasio e con Valerio Giardina, allora comandante dei ROS della provincia di Reggio Calabria, e scrive Cosenza, 'Ndrine, sangue e coltelli. E rompe uno dei luoghi comuni che riteneva che l''Ndrangheta fosse confinata prevalentemente nella provincia di Reggio Calabria. E quindi dice la 'Ndrangheta va vista con le lenti bifocali perché è sia vicina sia lontana, lontanissima. È di qualche giorno fa la sua dichiarazione in cui afferma che Cosenza ha una mafia importante, molto legata alla politica e che ormai è diventata classe dirigente. Nel 2010 un libro che ha fatto epoca, La mala pianta. Ormai quando si parla di criminalità, La mala pianta diventa un modo di dire. È il titolo del libro del 2010 di Nicola Gratteri, in cui si conciliano due cose che sembrano opposte, ma nel caso dell''Ndrangheta invece riescono a vivere insieme. L'high-tech e la lupara, l'innovazione più spinta e la tradizione più accentuata. L''Ndrangheta diventa un holding mondiale
che viene rinserrata da legami di sangue. La 'ndrangheta riesce a cogliere in anticipo, rispetto ai governi, i mutamenti dei fenomeni. Celebre quella frase del giorno in cui cade il muro di Berlino, c'è una intercettazione di una telefonata tra due mafiosi, uno dice all'altro: vedi che è caduto il muro di Berlino. Quello risponde: io che devo fare? Vai a Berlino Est e compra discoteche, pizzerie, alberghi, compra tutto, tutto, tutto. Quindi in anticipo rispetto ai governi. Nel 2011 scrive: la mafia fa schifo, lettere di ragazzi da un paese che non si rassegna. È una raccolta di lettere di giovani e adolescenti dove emergono rabbia e paura, ma anche ribellione contro l'illegalità, e quindi un grande messaggio di speranza. Nel 2011 la giustizia è una cosa seria. La giustizia non deve essere, dice il giudice Gratteri, un tema di polemica politica, ma uno strumento fondamentale del vivere civile. Bisogna quindi comprendere gli ingranaggi e i limiti. E quindi, afferma, serve la volontà di tutti per offrire migliori strumenti alle forze dell'ordine e alla magistratura. Del 2012 è un altro testo significativo, Dire e non dire, i 10 comandamenti dell''ndrangheta nelle parole degli affiliati. Attraverso un'enorme analisi di fonti che parte dal 1860 per arrivare fino ai nostri giorni, si descrive un racconto dall'interno di chi appartiene alla mafia, con le parole di chi appartiene alla mafia, quindi dai pizzini alle intercettazioni. Quindi è un libro fondamentale che serve per comprendere l''ndrangheta anche attraverso i miti e le parole. Nel 2009 è un testo singolare e coraggioso, perché spezza una coltre di silenzio, acqua santissima. La Chiesa e l''ndrangheta, storia di potere, silenzi e assoluzioni, in cui affronta un tema delicato che non ha evitato di porre all'attenzione. Del 2014 ritorna a pubblicare con Pellegrini, e lo fa anche insieme a due linguisti dell'Università della Calabria, con John Tramper e Marta Maddalon, in cui viene esaminato il linguaggio dell''ndrangheta. Vengono verificati i codici delle vecchie e nuove mafie. Attraverso il linguaggio riesce a penetrare in profondità la mentalità, i valori, l'operatività dell''ndrangheta, perché tutto, eccellenza, parte dalle parole, e le parole vengono prima dell'immagine. Del 2015, quest'altro testo che ha avuto un grandissimo successo, Oro Bianco, storia di uomini, traffici e denaro dell'impero della cocaina. L''ndrangheta è un leader mondiale nel commercio delle droghe e della cocaina. Nel 2007 erano 43 miliardi di dollari il giro di affari, un monopolio quasi completo della cocaina in Europa. E l''ndrangheta che è diventato un fornitore di servizi globale, che quindi parte dalla raccolta, smercia, poi raccoglie i fondi, li reinveste e poi riporta nuovamente gli investimenti da dove sono venuti. Ora, questo libro, che è il terzo in classifica nelle vendite in tutta Italia, un grande successo editoriale, Padrini e Padroni, come l''ndrangheta è diventata classe dirigente, che dal mio punto di vista, per i testi pure che ho pubblicato con Rubettino, è il tema centrale della democrazia, perché ogni organizzazione funziona in relazione a chi la esprime e a chi la rappresenta. Quindi il tema centrale è la classe dirigente, e quindi coglie il dato fondamentale in questa asimmetria nello scontro che c'è tra classi dirigenti democratiche e classi dirigenti criminali e terroristiche. Una simmetria profonda, una simmetria che segna il destino delle democrazie del XXI secolo. Allora, da quelle cose che ho detto in modo molto sintetico, ho cercato di realizzare una sintesi di quello che è il pensiero di Nicola Gratteri in queste opere che ha esaminato. Una descrizione dal vero. L''ndrangheta è una sintesi di arcaicità e modernità, dove sono fondamentali i simboli, i rituali, le parole, i comandamenti, i falsi valori, che inquinano la società. Nicola Gratteri dirà da tanti luoghi comuni: la sottovalutazione del fenomeno, la territorialità del fenomeno, il ruolo che ha avuto la Chiesa, il ruolo che hanno i politici, il ruolo che hanno gli enti locali. E in questa miscela contraddittoria
vediamo che l'Ndrangheta riesce a diventare l'organizzazione criminale più pericolosa del mondo, soprattutto attraverso il traffico della droga e della cocaina in particolare. In questo modo l'Ndrangheta diventa una potenza economica e politica, diventa addirittura classe dirigente e in molti casi classe dominante, alimentando la confusione e l'indistinguibilità tra legalità e illegalità. Nicola Gratteri pone altri temi fondamentali: la necessità della riforma della giustizia, che definisce una cosa seria, la capacità di indignazione e di resistenza delle giovani generazioni, il ruolo fondamentale e insostituibile dell'educazione, la necessaria comprensione del linguaggio, l'espressione dei valori positivi da contrapporre a quelli negativi. Concludo. Il progetto culturale che ha avviato Nicola Gratteri, con questa grande capacità di divulgazione, è molto importante per tutto il nostro Paese, perché ci fa capire, e il capire è la premessa del fare. Dal mio punto di vista, insieme a Roberto Saviano, è il più grande divulgatore italiano per la comprensione della criminalità, noto non tanto e non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ci sono però delle differenze. Saviano fa della criminalità un racconto giornalistico di grande fascinazione e affabulazione. Nicola Gratteri fa invece un racconto dall'interno, che non si ferma all'apparenza, ma coglie la profondità del fenomeno. Alla fine di questa manifestazione inaugureremo alla nostra sinistra una sezione che è dedicata al giudice Gratteri, con tutti i suoi libri che io ho citato anche nelle diverse edizioni. Voglio concludere che la crisi che noi stiamo attraversando è una crisi di varia natura. Ci vogliono fare credere che sia una crisi di natura economica. Dal mio punto di vista non è così. Una crisi di valori, di identità, è una crisi in definitiva spirituale ed è una crisi dell'esempio. Appunto per questo occorrono testimonianze credibili e non mediatiche, e quindi abbiamo bisogno di speranza, di speranze organizzate. Scriveva Erich Fromm che l'unica rivoluzione possibile è quella della speranza. Nicola Gratteri è la nostra speranza. Salutiamolo con un applauso. Allora, giudice, perché la riforma della giustizia è così importante per il nostro Paese? Ma è importante la riforma della giustizia come è importante la riforma della scuola. Sono le due cose più importanti, sono le due emergenze, oltre naturalmente a quella di creare posti veri di lavoro. Cioè, il futuro di questo Paese gira attorno a questi tre temi. Ovviamente io non sono un esperto, non posso parlare di come, non sono un economista, come creare posti veri di lavoro. Il mio non è. Non è compito mio, non saprei, però posso dire qualcosa, posso dire tante cose sulla giustizia e poche cose sulla scuola. Sulla scuola certamente Caligiuri è molto più esperto di me, però sono due riforme che dovrebbero andare di pari passo, a braccetto, anche se hanno marce diverse, nel senso che i risultati li potremmo vedere un po' sfasati. Nel senso che se ci fosse oggi una maggioranza forte in Parlamento, quindi un'idea compatta di creare un sistema normativo utile, risolutivo per arginare il fenomeno mafioso, per sintetizzare, per dire una regola, per non rendere conveniente delinquere. Quindi l'asticella, le modifiche, noi dovremmo
avere la possibilità di fare tali e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere, ovviamente sempre nel rispetto della Costituzione. Sembra un'ovvietà, sto dicendo l'ovvio, sto dicendo quello che tutti a parole possono dire o dicono o diciamo. Il dato è, il fatto è che la realtà è diversa. E l'esempio ce l'abbiamo con l'articolato di legge che io ho scritto con la mia commissione, che si è insediata il 30 luglio del 2014 e ha depositato il lavoro il 31 dicembre 2014. Ovviamente non è che quella è la Bibbia, non è quella la modifica risolutiva. Però io ho voluto sperimentare con quella commissione di modificare l'ovvio, cioè di fare quelle modifiche banali, ovvie, che tutti gli operatori del diritto incontrano ogni giorno e che impediscono il funzionamento del processo penale, cioè che impediscono che la fluidità, che il processo sia fluido, senza abbassare il livello di garanzie per l'indagato o per l'imputato. Quindi cose banali, perché io tra le tante cose che ho raccomandato ai componenti della mia commissione, sin dalla prima seduta è stata questa. Vabbè, intanto applichiamo l'informatica disponibile nel 2014, perché l'informatica abbatte i tempi del processo, i costi del processo, il potere discrezionale dell'uomo, quindi l'abuso. Creiamo degli automatismi per abbattere i costi del processo, i tempi del processo, quindi la prescrizione, il potere discrezionale dell'uomo, quindi l'abuso, che può riguardare i magistrati, come gli operatori di cancelleria, come le forze dell'ordine, come la polizia penitenziaria. Cerchiamo di non rendere conveniente delinquere, ma poi ho detto un'altra cosa. In questa tornata, diciamo, con questo incarico di questa commissione, facciamo modifiche di superficie, cioè modifiche leggere, un avanzamento leggero, modifichiamo l'ovvio, vediamo l'effetto che fa, vediamo se il potere politico ha la forza, ha la libertà, ha la volontà di far passare queste riforme, se ci sono i numeri in Parlamento per fare di queste riforme. La storia ci ha detto che non ci sono i numeri, che non c'è una maggioranza. Sono state un po' tra le tante riforme portate in discussione, sono stati presi dei pezzettini da questo articolato di legge. Noi abbiamo modificato circa 250 articoli, tra codice penale, codice procedura penale, ordinamento penitenziario, legislazione antimafia. E ogni tanto nelle varie commissioni che poi sono succedute, o articolati di legge o disegni di legge presentati in Parlamento, alla Camera o al Senato, hanno preso dei pezzettini. Mentre ci voleva il coraggio di prendere un blocco e portare in discussione, alla discussione e all'approvazione del Parlamento di un blocco, allora poi avremmo visto gli effetti. Questo purtroppo ai noi non è accaduto. E ho detto, nel caso vediamo l'effetto, poi andremo in profondità. Quindi purtroppo non è successo quello che io sognavo, che noi sognavamo. Questo è stato il motivo per cui ho accettato di presiedere questa commissione, altrimenti sicuramente non avrei perso tempo, visto che nel mentre noi abbiamo continuato a fare i magistrati, i professori universitari e gli avvocati, perché di queste tre categorie era composta la mia commissione, non ci siamo pagati nemmeno i biglietti aerei o nemmeno i ristoranti, se ci siamo fermati a mangiare, perché questo ci rende liberi, ci rende ancora più liberi. Mi consente sempre questa la possibilità di dire quello che voglio e quando voglio, ma questo lo faccio ovunque. Io già ho uno stipendio come magistrato che mi permette di vivere decorosamente. Tutto quello che faccio oltre lo faccio gratuitamente, perché penso che se oggi posso parlare qui stasera con voi è perché per 30 anni sono stato pagato con le tasse vostre, con le tasse dei vostri genitori, e quindi devo mettere al servizio la mia esperienza, al servizio della collettività. Quindi gratuitamente insegno all'Università di Reggio Calabria, alla Scuola Interforze a Roma,
dove capita, dove posso, come ho tempo, cerco di parlare. Ma ovviamente io non è che ho la presunzione, ad esempio, vi ho detto, ad esempio, insegno a Reggio Calabria, non è che io ho la presunzione, io non è che sono un professore universitario, infatti quando all'università mi chiamano professore, li guardo e dico, cioè non mi sento assolutamente un professore, ma il senso della mia presenza lì all'università di Reggio Calabria, ad esempio, io spiego i modi di arricchimento delle mafie, la mia materia si chiama economia della criminalità, cioè una materia che non esiste, che abbiamo inventato perché volevo che proprio a Reggio Calabria si studiassero i modi di arricchimento delle mafie, in particolare dell''ndrangheta, perché si capisse il sistema economico, come veniva drogato, come viene drogato dagli introiti della criminalità organizzata. Quindi il sistema della giustizia va modificato perché ovviamente non funziona. Penso che non è questo il momento, né questa la stagione per fare le grandi riforme, e questo è un grande peccato, una grande occasione. Poi, se volete, ce ne sarà tempo, vi posso dire cosa si potrebbe cambiare per accelerare il processo, per non arrivare alla prescrizione. Ma poi c'era quello che mi sta molto a cuore, la scuola. Mi sta molto a cuore la scuola perché io sono molto preoccupato. Vi ricordate 6-7 mesi fa è stato fatto un concorso nazionale per gli insegnanti? Non mi ricordo per quale categoria, non mi ricordo se era, cos'era matematica. Nessun candidato meridionale ha superato quel concorso, quella categoria di concorso, non so qual era. Intervistati i candidati meridionali hanno detto. Le domande erano troppo difficili, era un concorso impossibile, eccetera, eccetera. Però nel contempo io ho visto che dei candidati del nord lo hanno superato questo concorso. E allora c'è da porsi delle domande. Cioè non possiamo fare il discorso del vittimismo, del piangersi addosso, dei soliti, ah, ci sono i raccomandati, eccetera, eccetera. Basta queste storie. Sì, i raccomandati ci sono, come ci sono dappertutto, però ci sono i posti per i figli di nessuno. C'è una percentuale di concorsi dove i figli di nessuno possono superare i concorsi. E la storia è piena di figli di falegnami, di muratori, di calzolai, di contadini che sono magistrati, capitani dei carabinieri, commissari di polizia, che sono tutto. Che sono anche ai vertici dei ministeri o delle forze dell'ordine e della magistratura. Quindi finiamola questa storia dei raccomandati, che ci sono, ripeto, però non è un alibi per chi non supera il concorso. Perché dico sempre ai ragazzi, il concorso non si prepara da quando esce il bando a quando ci si va a sedere. Il concorso si prepara dalle scuole elementari. Perché se tu non sei in grado di scrivere in lingua italiana, tu il concorso non lo supererai, il tema non riuscirai a farlo. E questo a prescindere dall'intelligenza o meno. Perché vi ho fatto questo discorso? Per tornare indietro e ritornare agli anni 70, ritornare a quando l'Università di Reggio di Messina era controllata, almeno l'80% dell'Università di Messina era controllata dall''ndrangheta. Quando la casa dello studente di Messina era una casba dove potevi comprare Kalashnikov, marijuana, cocaina, quello che volevi. Era un supermarket dell''ndrangheta. Quando c'era un professore universitario di medicina, facoltà di medicina, che è stato preso, chiuso in un bidone alla spazzatura per un'intera notte, e la mattina sono accorti i netturbini e per poco non lo macinavano alla macchina della spazzatura. Cioè gente che andava lì, sosteneva l'esame e faceva vedere la pistola al professore, o con corruttele, eccetera. E oggi sono medici, ingegneri, avvocati, oggi occupano la cosa pubblica. Io di questa sono preoccupato. Questa è la cosa più seria e più angosciante per la Calabria. La cosa più angosciante, quella che veramente toglie il respiro a pensare. Quanta gente c'è che gestisce la cosa pubblica in modo privato?
Cioè, quanti incensurati ci sono nella pubblica amministrazione che si comportano da mafiosi, cioè che hanno respirato la cultura mafiosa perché sono figli, nipoti e cugini di 'ndranghetisti e si sono cresciuti nel loro paese, nella loro cittadina, respirando, nutrendosi di cultura mafiosa e che quindi gestiscono poi il reparto di ospedale come cosa propria. Io ti ricovero perché ho chiamato compare Peppe. Tu sei un amico e ci rispetti. Quindi il posto lo troviamo. Quindi si viene dimesso un malato, il meno raccomandato, quello che è il meno grave, ed entra il figlio di compare Peppe e di compare Ciccio, perché ha avuto un incidente stradale. Non ha niente, però si deve fare 20 giorni di ospedale, perché così poi l'assicurazione paga. E tra l'altro assieme a Caserta abbiamo le assicurazioni più alte d'Italia. E questo accade anche nella pubblica amministrazione. Quando mi si dice sì, ma la politica può cambiare i direttori generali. E dopo che hai cambiato i direttori generali, che fai? Tra i direttori generali e la classe impiegatizia c'è uno zoccolo duro. Ci sono dei comitati di pietra, ci sono dei culi di piombo che sono lì da 20 anni, che nessuno tocca, che nessuno sposta, perché nessuno ha mai attenzionato, né sul piano investigativo, né sul piano amministrativo disciplinare. E chi lo va a toccare? Chi gli va a dire niente quello? E questo guardate che accade negli ospedali, dove si curano i malati, accade nella pubblica amministrazione. Allora questo è il grande problema per la Calabria. Quindi perché io insisto sulla scuola? Perché purtroppo noi oggi nelle scuole calabresi, nelle scuole elementari, medie, ma voi vi ricordate ad Africo, Don Stilo ve lo ricordate? Ma voi sapete quanti insegnanti sono usciti da lì? E tantissimi di questi non sapevano nemmeno leggere e scrivere, sono insegnanti. E hanno formato generazioni di bambini nel silenzio assordante di tutti. E quando io ho scritto certe cose in libro Acqua Santissima, io nei libri che ha elencato Caligiuri, ci sono nomi, migliaia di 'ndranghetisti, nessuno mai ha contestato, protestato, denunciato. Appena ho scritto Acqua Santissima, si sono agitati vescovi e preti. Pagine intere di giornale per contestare quel libro. Vuol dire che abbiamo toccato nervi scoperti perché abbiamo scritto di preti che andavano armati, uno dei quali è morto in un conflitto a fuoco. Perché abbiamo scritto di lapidi davanti a chiese dono della famiglia Iamonte e la chiesa è stata zitta, a Melito Portosalvo, Contrada Annà, una targa, dono della famiglia Iamonte, la chiesa è stata zitta. E allora ci sono ancora degli insegnanti che insegnano la lingua italiana e non conoscono l'italiano e fanno errori di grammatica mentre parlano. C'è un insegnante che insegnano matematica e non conoscono la matematica, che insegnano chimica e non conoscono la chimica, ma voi capite che cosa vuol dire? Che si rovinano generazioni di bambini, di ragazzi, perché poi devono mandare alle scuole private per cercare di coprire questo gap. Questo è il grande problema in questo momento della scuola di cultura. Io ho visto quando Caligiuri era assessore alla cultura, lui ha fatto un tentativo, ha fatto un esperimento, cioè di fare la scuola a tempo pieno. Purtroppo questo è stato un progetto che riguardava solo alcune scuole. Cioè quelle che ufficialmente sono le scuole a rischio, cioè Africo, San Luca, Platì, eccetera, eccetera. Ma voi sapete cosa succede nelle scuole a Locri, a Siderno, a Gioiosa, a Palmi? Quindi quello era un progetto che andava fatto a tappeto su tutte le scuole. Ecco io perché ogni tanto dicevo, non date soldi alle associazioni antimafia.
raccogliete questi soldi, raccogliete questi fondi e parlate con i provveditori agli studi e fate dei protocolli in modo tale che altri insegnanti, anziché andare a Padova a fare le supplenti, a Parma, a Varese, possono rimanere qui e di pomeriggio fanno dopo scuola i ragazzi, li fanno stare assieme come siete assieme voi qua stasera, per discutere, per leggere un libro, per parlarsi, invitare i ragazzi a posare il cellulare in un armadio e ricominciare a parlare lingua italiana, perché quello che voi scrivete nel telefonino non è la lingua italiana. E poi non siete in grado di scrivere un tema. Allora questo è un progetto. Ma questo progetto della scuola a tempo pieno richiede dei soldi, quindi bisognerebbe stornare soldi da altre fonti per altri. Quando io penso alla regione Calabria o le province o i comuni che finanziano per le feste patronali centinaia di migliaia di euro per i fuochi d'artificio o per il cavalluccio, per la banda, per il complesso, sì, anche questo ci vuole un momento di allegria, di spensieratezza, ma ci vuole una proporzione. Io sento spese di cantanti per 100.000 euro che scendono in Calabria per 2 ore e mezza, 3 ore, ma voi capite con 100.000 euro quanti insegnanti si possono pagare nel pomeriggio per seguire i nostri figli, i nostri ragazzi, che quando escono dalla scuola vanno a casa, se sono di figli di ndranghetisti vanno a casa e si nutrono di quella cultura ndranghetistica, se sono figli di persone normali vanno nella stanzetta, si chiudono nella stanzetta, si collegano a internet e diventano figli di internet, non figli nostri. Allora questo è un progetto, ma per fare questo progetto ci vuole una politica intelligente ed evoluta, una politica che pensi a lungo periodo. La politica invece ormai da decenni è allenata a fare progetti a un anno e mezzo, già 2 assai, perché bisogna subito capitalizzare ciò che si investe, bisogna subito sbrigarsi a tagliare il nastro, perché ogni anno c'è un'elezione, o comunale, o provinciale, o regionale, o nazionale, o referendum, siamo sempre ogni anno elezioni. Quindi noi dobbiamo capitalizzare quello che andiamo ad investire e dobbiamo andare a tagliare nastri. E la preoccupazione diventa il comunicato stampa. Anche se facciamo uno starnuto ci vuole il comunicato stampa, la comunicazione, ubriacare la gente. Quindi voi immaginate invece una politica che si mette a stanziare milioni di euro per fare un progetto i cui risultati li vedremo fra 15 anni. Perché nel momento in cui io parto dalle scuole elementari, medie, liceo, eccetera, io ho bisogno poi per avere una nuova classe dirigente, devo aspettare che questi si laurino e poi cominciano a fare i concorsi e a occupare la cosa pubblica. Quindi non è una cosa da niente, è un progetto che potremmo iniziare noi. E noi lo vedremo i risultati quando siamo in pensione. E chi ha questo coraggio? Chi ha questa volontà? Chi ha questa forza? Chi ha questa elevatura mentale? Questo altruismo, questa generosità, chi ce l'ha? Non la vedo. Ho una domanda semplice. La posizione sulla legalizzazione della droga. Ok, grazie, ti ringrazio di questa domanda. In Canada sì. Stanno legalizzando. Sì, lo so. Lo so. Allora, ti ringrazio di questa domanda. Se tu non me l'avessi fatta, io avrei fatto alla Marzullo, mi sarei fatta la domanda e ti avrei dato la risposta. Perché per me è un tema molto importante questo della legalizzazione delle droghe leggere. La legalizzazione è diventata, e lo vedete leggere, c'è una discussione che in Italia dura da un paio d'anni, che è molto forte, molto stringente, che mi pare stia diventando più un fatto ideologico, cioè più un fatto di essere alla moda, più un fatto di essere definiti progressisti. Mi piace se questa è la sfida culturale. Tranquillamente vi posso dire che sono un retrograde.
ma non mi interessa. Allora, vediamo cosa hanno detto persone molto autorevoli e più note di me, sia nel campo della magistratura, dell'università e politica, cosa hanno detto relativamente a questo tema. Allora, vediamo quali sono i motivi per i quali bisognerebbe legalizzare le cosiddette droghe leggere. Intanto vi dico perché sto dicendo cosiddette. Lo dico in modo provocatorio perché sul piano scientifico non possiamo dire che la marijuana sia una droga leggera, perché con le modifiche genetiche che sono state apportate alle piante per resistere alle intemperie, il principio attivo della marijuana è molto alto, molto forte, supera tranquillamente l'80%, quindi un principio attivo altissimo. Vediamo per quale motivo io dico che non è vero. Il disegno di legge dice che la droga dovrebbe essere venduta a chi ha più di 18 anni. E allora, se la droga può essere venduta a chi ha più di 18 anni, cosa c'entra? Cosa c'entrano i giovani? A meno che non intendiamo i giovani, quelli che hanno più di 18 anni. Se noi intendiamo i giovani, i liceali, penso che non c'entri nulla con la legalizzazione. Di marijuana o di hashish non andrebbe venduta in base alla legge che vogliono proporre chi la vuole legalizzare. Quindi di affermare che allontaniamo i giovani dalla marijuana o dell'hashish i mafiosi che vendono la marijuana e l'hashish è falso, non corrisponde alla verità. Secondo dato, se legalizziamo le droghe leggere, le forze dell'ordine, anziché perdere tempo appresso ai venditori di marijuana e hashish, si potrebbero concentrare su altre tipologie di reato, comunque su altri trafficanti o venditori. Anche questo è falso. Mettiamo il caso in cui, immaginate, questa sala sia una piazza. L'organizzazione che ha il controllo di questa piazza si comporta come un negozio di generamentari. Cioè, chi ha un negozio di generamentari vende pane, pasta, sale, olio, patate, fagioli. E l'organizzazione criminale che ha questa piazza vende marijuana, hashish, eroina, cocaina, ecstasy. Quindi se io legalizzo marijuana e hashish, non tolgo il controllo della piazza da parte della criminalità organizzata, gli tolgo solo la vendita di marijuana e hashish, ma restano la vendita degli altri prodotti. Quindi continua lo stesso il controllo della piazza, lo stesso la polizia giudiziaria dovrà indagare su quella piazza. Quindi non ho un risparmio relativamente a quella piazza. Posso averlo solo per quanto riguarda i produttori. Ma andiamo adesso ai produttori. Un'organizzazione criminale che decide di produrre in Aspromonte, nella Sila, in Basilicata o in Albania, funziona, che decide di produrre marijuana, cosa fa? Ovviamente non deve pagare gli operai, non è che gli deve pagare i contributi, deve assicurarli, non paga la luce, non paga l'acqua, perché la prende da una sorgente con un tubo e la fa arrivare per irrigazione, non deve comprare un essiccatore perché la appende sotto l'albero e si essicca, poi la mette nei sacchi e la vende. Quindi la marijuana prodotta ad esempio dall'Ndrangheta poi costa su piazza, su strada, 4 euro al grammo. Tenete presente questo dato. In base a degli studi fatti, se la marijuana la producesse lo Stato, costerebbe 12 euro al grammo, da 10 a 12 euro al grammo. Questo perché? Perché ovviamente bisogna avere delle serre, pagare gli operai, pagare la luce, pagare e comprare un essiccatore, pesarla, metterla sotto vuoto e portarla in farmacia per la vendita, anche il farmacista vuole il suo guadagno. Poi va il tossicodipendente con il certificato medico e compra la marijuana in farmacia. E allora, non pensiamo
a quello che fa uso sistematico di marijuana, che guadagna 15.000 euro al mese. Perché ho sentito anche in certi salotti, mi hanno raccontato in certi salotti di Roma, dice vabbè, ma a me che costa 12 euro all'euro, al grammo, che mi importa, la vado a comprare, certo, te che te ne frega, guadagni 15.000 euro. Noi pensiamo invece alla maggior parte dei tossicodipendenti, che non hanno i soldi nemmeno di comprarsi le sigarette, che vanno dal tabacchino e comprano le cartine e il tabacco per farsi la sigaretta e per risparmiare. Immaginate se vanno in farmacia a comprare la droga a 10 euro quando ce l'hanno al mercato nero a 4 euro. Quindi anche questo dato non funziona. Quindi non risolveremo il problema della criminalità organizzata. Cos'altro si dice? Se legalizziamo la droga, lo Stato guadagna oltre 4 milioni di euro dall'introito della vendita della marijuana. Come ad esempio quando è stata legalizzata le slot machine, le macchinette nei bar, lo Stato ha un introito annuo di 2 milioni e mezzo di euro. Quindi chi ha fatto questa riforma normativa, chi ha portato a motivazione per legalizzare i giochi d'azzardo e per legalizzare la marijuana, dice che lo Stato ci guadagna. Dice purtroppo, ai noi, una pietosa bugia, perché a fronte del guadagno di 2 milioni e mezzo di euro ad esempio le slot machine, nessuno dice quanti milioni di euro lo Stato spende nel piano sanitario per disintossicare questi malati che vanno la mattina, aspettano dietro al bar quando apre la saracinesca il bar alle 6 di mattina per giocarsi la pensione, poi cominciano a rubare in casa, poi cominciano a commettere reati per questa dipendenza da gioco d'azzardo. Stessa cosa avviene per la marijuana. Perché? Si dice che la marijuana non fa male. L'altro giorno siamo stati in un dibattito a... davvero? Carta Bianca, mi pare. E c'era Giachetti, che era il parlamentare che ha proposto questa legge, il primo firmatario di questa legge, il quale mi diceva che la marijuana non fa male, che fa meno male delle sigarette e fa meno male dell'alcol. Allora, punti di vista. Siccome a me piace studiare, piace fare ricerca, soprattutto quando devo andare a parlare da qualche parte, mi piace documentarmi. E io ho seguito lo studio fatto nello stato del Colorado. Nel Colorado le droghe leggere sono state legalizzate nel 2012. Dal 2012 l'Università del Colorado, la più prestigiosa Università del Colorado, mi pare che il professore Dapen, ha fatto uno studio sugli effetti della legalizzazione nel Colorado. Ebbene, abbiamo avuto dei risultati sorprendenti. Intanto si è stabilito un aumento del 6% delle morti per uso di marijuana, un aumento del 36% di incidenti stradali e un aumento dei reati in genere. Questo perché? Perché ovviamente se io sono un assuntore di droga, la droga mi porta eccitazione, mi porta euforia. E quindi io sono alla guida della macchina, tranquillamente, non ho paura di passare col rosso, non ho paura, non stabilisco bene le distanze. Ad esempio, molte volte sentite dei ragazzi che cadono dai balconi, sono spesso dei ragazzi fatti di marijuana che soffrono quindi di allucinazione, non sono in grado di stabilire correttamente le distanze rispetto a dove si trovano. E quindi cadono nel vuoto perché non si accorgono che stanno andando oltre il balcone. E questo è accaduto spessissimo, questo dato. Ora, un'altra cosa che si dice... un altro studio, sempre americano, ci dice che da adulti, gli assuntori abituali di marijuana, da adulti il 36% soffre di schizofrenia. Il 36%. Poi è provato da tutto il mondo scientifico che l'uso sistematico di marijuana porta alla riduzione della corteccia cerebrale.
quindi alla perdita della memoria, quindi il consumo sistematico porta a dimenticare ciò che si è fatto il giorno prima. Questo quindi è una perdita della memoria. Potrei anche continuare. Si dice che in questo modo le mafie guadagnerebbero di meno. Però come facciamo a dire che si impoveriscono le mafie? Per coerenza noi dovremmo dire: se voi volete impoverire le mafie, legalizziamo la cocaina, visto che l'80% dei tossicodipendenti sono cocainomani. Ma anche questa è una follia. Giacchetti quella sera mi ha detto: io sarei favorevole alla legalizzazione della cocaina. Dico: mi scusi onorevole, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Ma lei capisce che siccome la cocaina si produce solo in Colombia, Bolivia e Perù, si produce solo in questi tre stati al mondo, lei mi sta dicendo, e il controllo della produzione della cocaina in questi tre stati è in mano ai cartelli, è in mano alle mafie più feroci del mondo, paragonabili solo all'andrangheta. Solo l'andrangheta riesce ad avere rapporti con quelle organizzazioni criminali, come anche con i messicani, con le Zetas, col cartello del Golfo. E allora, se l'Italia decidesse per assurdo di legalizzare la cocaina, la cocaina non è che si può produrre in Italia, le piante non crescono in Italia, quindi dovremmo andare in Colombia, sentite questo discorso assurdo, trattare con il capo dei cartelli colombiani e dire: senti, mi dai una fornitura di 10 tonnellate al mese? E quindi noi dovremmo, cioè, queste cose sono terribili. Se voi pensate che questa è gente che poi può legiferare, può fare leggi, perché la cocaina, le piante di cocaina, è come il bergamotto si produce da Villa San Giovanni a Gioiosa Ionica, in nessun altro posto si produce. È la stessa cosa la cocaina, e siccome la cocaina la controllano loro, che facciamo? Andiamo a comprare dai cartelli. Quindi io potrei ancora, avrei ore di argomenti su questo tema, perché io da 30 anni che contrasto il narcotraffico, da 30 anni che contrasto l'andrangheta, soprattutto ho girato il mondo per contrastare i trafficanti nazionali di cocaina, e su questo posso dire qualcosa. Il dramma sapete qual è? La cosa triste sapete qual è? Che è un periodo in cui in Italia, su argomenti che non conoscono, parlano persone importanti, persone che hanno una storia, persone che hanno un peso enorme mediatico, ma che non avendo mai fatto nulla nella vita, che non hanno mai lavorato, si improvvisano a parlare di temi, di cose così importanti, smentite dalla scienza. E poi, voglio ancora essere bigotto, ma io non posso pensare ad uno Stato democratico che legalizza ciò che fa male. Io non posso pensare ad uno Stato che legalizza ciò che crea dipendenza, perché dipendere da qualcosa o da qualcuno è un atto di debolezza, e se io dipendo da qualcosa, io sono una persona ricattabile e quindi condizionabile. E allora, se io ho un ruolo importante di responsabilità e decido, e il mio operato si ripercuote sulla collettività, sulla gente, a me fa paura questo. Pensare che uno Stato possa legalizzare ciò che fa male, ma soprattutto ciò che crea dipendenza psicologica. Il senso di questo libro è quello di spiegare come dei ladri di polli a fine dell'Ottocento in Italia sono diventate mafie, in Europa sono rimaste ladri di polli. Cioè, sostanzialmente, i ladri di polli di fine Ottocento sono stati legittimati
dall'aristocrazia, dalla classe dirigente, dai latifondisti. Abbiamo studiato diversi provvedimenti fatti dal governo centrale per il sud, per la Calabria, sono stati sempre dei provvedimenti che hanno creato dipendenza, che hanno dato il pesce e non la canna da pesca. Questo ha portato sul piano culturale anche alla mentalità, ad una mentalità assistenzialista che ha tarpato le ali e la mente delle popolazioni meridionali. Quelli quindi di non attrezzarsi culturalmente per fare dei cambiamenti. Ma sostanzialmente questo è un episodio. Abbiamo dimostrato l'esistenza di un cartello in perfetta sinergia tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Cosenza. C'è degli imprenditori che erano tra di loro autoreferenziali e che in questo modo controllavano le gare e quindi la libera concorrenza e il libero mercato. Ma in tutto questo interviene anche la 'Ndrangheta, che gestisce in modo mafioso il controllo delle opere pubbliche. E ad esempio, per quanto riguarda la provincia di Cosenza, stiamo parlando di imprenditori che avevano rapporti diretti con il clan Muto, un clan potente e feroce che ha il controllo, che aveva il controllo di tutta la fascia tirrenica della provincia di Cosenza e soprattutto si era accaparrata i lavori più importanti della provincia di Cosenza.